Salve a tutti cari amici e bentornati sul canale di Fountain Pen to Live. Se non l'avete già fatto vi invito ad iscrivervi al canale, così da non perdervi nessun video. Buona visione! Carissimi amici, bentornati. Quest'oggi vi voglio portare un'altra nuova arrivata di casa Pinheider. È una penna che si riesce a trovare su Amazon a buon prezzo e penso che il rapporto qualità-prezzo sia abbastanza buono. Allora, ve la mostro direttamente senza perdere tempo. Abbiamo una scatola in cartone cartonato, sembra la carta che di solito usa Pinheider anche all'interno delle sue confezioni. La confezione è molto spartana, quindi è tutto cartonato, anche lo scatolino che contiene la penna è incartonato, e all'interno abbiamo questa, ovvero la versione della grande bellezza Full Metal Jacket, quindi è una versione un po' più, come dire, dovrebbe essere una versione meno pregiata rispetto alla grande bellezza classica, perché ha un pennino in acciaio, classico pennino di Pinheider creato in collaborazione con Bock. L'impugnatura è diversa perché non è in metallo ma è in plastica, quindi in resina. Per il resto invece molto molto simile alla grande bellezza classica, ovvero abbiamo la chiusura twist magnetica, abbiamo la classica clip della grande bellezza con la piuma sempre elastica. Anche la veretta è la medesima della grande bellezza, con riportato il pangramma The Quick Brown Fox, eccetera eccetera. E anche le resine sono fatte allo stesso modo, ovvero abbiamo una resina che viene realizzata con l'ausilio di polvere di ceramica. Quindi è una resina molto resistente, molto dura, che dà un certo spessore alla penna. Non è pesantissima, è più leggera rispetto alla grande bellezza classica, anche perché la parte dell'impugnatura, essendo in plastica, risulta molto molto leggera. Abbiamo il fondello sempre con la parte metallica, perché servirà poi per calzare il cappuccio. Abbiamo un classico convertitore molto standard, attacco standard per le cartucce Pelican, e come vi dicevo
sul fondello si può calzare il cappuccio senza nessun problema, senza che questo venga via, perché è magnetico. La penna è molto interessante, poi vi ripeto, per il prezzo a cui molte volte si trova su Amazon è veramente un buon rapporto qualità-prezzo, perché comunque è una penna di ottima fattura, comoda, leggera, da poter usare anche tutti i giorni. Ok, direi di passare ad inchiostrarla, così vediamo un po' come si comporta. Per quanto riguarda la confezione, beh, è molto spartano, non si trova nulla al suo interno. È una confezione in cartoncino rivestito da questo vellutino, ma non ci sono né libretti di istruzione, né libretto di garanzia, né altro. Ok, direi di passare ad inchiostrarla e per farlo utilizzerò l'Hiro Shizuku Asagao. Vediamo un po' come si comporta la penna. Vediamo un po' come si comporta questa penna con una veloce prova di scrittura. Beh, come scorrevolezza, niente da dire. Il pennino è un pennino in acciaio, di misura extra fine. Come sapete, io adoro i tratti molto sottili, quindi... Devo dire che come tratto, rispetto alla grande bellezza classica, quella col pennino in oro, questa mi risulta un po' più sottile il tratto rispetto alla classica. Beh, devo dire che si comporta benissimo la penna, molto scorrevole anche su questo tipo di carta, veramente piacevole. Il pennino è un pennino rigido, anche se sulla descrizione ad esempio che trovate su Amazon riportano pennino semiflessibile, ma non ha nulla di semiflessibile, il pennino è rigido. Direi di provarlo su carta rodia e vedere un po' come si comporta.
Questa vi ricordo che è la versione Full Metal Jacket. Anche qui la scorrevolezza, è inutile dirlo, è ineccepibile. Il tratto è abbastanza sottile. La penna è ottima, veramente ottima. Devo dire che non ha nessun tipo di problema. Per il prezzo, vi ripeto, a cui viene venduta, per me è assolutamente consigliata. Carissimi, come al solito, io vi lascio con una buona giornata. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. A presto!